Si chiama pit bike cross, è uno sport che vede giovani non solo sfrecciare su circuiti sterrati. Qui siamo al Motocross Park Malandrone a Castellina Marittima, in provincia di Pisa. Nel paddock, l'area riservata adiacente ai box, si ride, si scherza, ma in pista le cose si fanno serie. Oggi si gareggia. Vanno scelte le piste giuste, che siano adatte al tipo di moto che ci corre. Questa del Malandrone appunto è stata selezionata perché secondo noi ha la conformazione corretta. Uno sport, una passione spesso tramandata dai genitori ai figli. Io innanzitutto, grazie a mio padre e mio fratello, sono molto appassionato a questo mondo. Quando 3 anni fa ho visto questo campionato, ho buttato dentro anche mio fratello e dopo 2 anni di gare e esperienza sono riuscito a portarmi a casa un titolo italiano. Da quanto corri con la moto? 2 anni, questo è il secondo anno che ho iniziato questo campionato e a correre. Da dove nasce questa passione? Nasce da mio babbo che ha corso allenamento, me mi segue, vado in una palestra dove c'è un personal trainer che è CH di training e in più ogni settimana vado a girare nei crossodromi. Questo campionato sono 3 anni che lo affronto, ho vinto per 2 anni, al momento sono campione in carica della categoria Open 190, reduce da una frattura della clavicola. Si fa male un po' in questo sport? È rischioso, ma fa parte del gioco, lo sappiamo prima di partire, quindi ci va bene così via. Questa qua che è la mia, dove corro io nella mia categoria, è la semi-auto, che è caratterizzata che non ha la frizione, ha 4 marce senza frizione, motore 110. Corri col sorriso praticamente, sono moto con potenza minore rispetto alle moto da cross e anche le piste sono più adattate, più piccole. Sei molto spensierata a guidare queste moto, anche l'ambiente del paddock così è molto più gioviale, cacciarone diciamo così. Il pit bike cross però non è solo uno sport maschile, queste piccole moto attirano anche giovani ragazze. Io poi sono cresciuta in pista, mio fratello correva, mio papà correva e sono cresciuta con questa passione e non ci ho mai visto niente di maschile dal mio punto di vista, però è chiaro che noi siamo poche effettivamente, sarebbe bello se altre ragazze si buttassero in questa esperienza perché comunque è divertente, è bello. Cioè, dopo una settimana intensa andare a girare in moto non ti fa neanche pesare di svegliarti presto al mattino, cioè è bello, io mi ricarica.